Sono qua sul palco da sola, dovrei avere alla mia sinistra Enrico Ruggeri che invece sta bello che chiacchierando. Prego. Allora, perché tocca di nuovo a lui, al nostro ospite, oggi ci lascia, se ne torna, beh, insomma, ci lascia sempre in senso televisivo. Allora, volevo sapere una cosa da Enrico, tu sei un autore che non coltiva solo il suo orticello, ma scrive anche per altri, anzi diciamo pure scrive anche per altre, perché alcune delle tue canzoni sono state cantate benissimo da Loredana Bertè, per esempio Il mare d'inverno, e Quello che le donne non dicono da Fiorella Mannoia. Perché le donne ti scelgono tanto? Ma prima di tutto è bello non coltivare solo il proprio orticello, no? Certo, come no? La famosa massima che l'erba del vicino, eccetera. Io credo che il ruolo di un musicista sia da intendersi nel senso più vasto possibile, e quindi tutte le occasioni per fare musica mi piacciono e mi gratificano. Il fatto che le donne mi scelgano purtroppo generalmente per fargli scrivere delle canzoni, ma non lo so, evidentemente credo di avere una sensibilità, forse anni spesi a correre dietro alle donne mi hanno aiutato, non essendo io un sex symbol ho dovuto fare un pochino uso dell'intelletto nel... Ma tu gli correvi dietro non per scrivere canzoni a quelle, no, che passano? Generalmente no, non è che io quando vedo una donna dico speriamo di scriverle una canzone. Va bene, allora che brano ci canti? Per scusa, c'ho la... Sonnambulismo. Sonnambulismo, Enrico Ruggeri. C'è un gatto sulla via, lui cerca amore, cibo e io coltivo una mania. Sonnambulismo è una parola che vi meraviglierà, ma quante cose questa notte strana vi rivelerà. Sonnambulismo è il desiderio di sfuggire ad un cliché, sereno, allegro, malinconico, cammino senza te. Guardo sorridendo le vetrine delle clan e percorro zigzagando le corsie dei tram. Mi metto a indovinare il sole dove sorgerà. C'è tanto tempo per pensare, quanta libertà. Sonnambulismo per sfuggire alla cattiva compagnia, equilibrismo tra le strade sempre viene in follia. Sonnambulismo è una finestra che non si illuminerà. Equilibrismo tra le strade, sempre piene di follia. Sonnambulismo è una finestra che non si illuminerà. Sonnambulismo è un telefono che non risponderà. Grazie. Ciao a tutti. Buon divertimento, eh.
voglio personalmente ringraziare Enrico Ruggeri. Vai, vai, vai! Grazie! Io ti volevo ringraziare col sottofondo della musica, volevo ringraziare per essere stato qui con noi per una settimana, per essere venuto a suonare, a fare musica, perché questo è l'unico programma dove si fa la musica. Doc, e non a promuovere, il disco, non a fare, ma si verrà anche a fare quello, non è che abbiamo delle preclusioni, però si viene anche soltanto quando si ha voglia di suonare. Grazie Enrico Ruggeri, a nome anche di Gegè e di Monica che stanno in Enrico e a tutta la band naturalmente, agli Champagne Molotov.